Buongiorno e bentrovati al salotto acquatico di Swim Biz. Siamo a Roma, Pietralata, una giornata grigia fuori, anche tu hai il grigio che però intonato bene. Buongiorno a Cesare Butini, perché prima ho fatto un errore, ti ho chiamato non Cesare. Diciamo, vabbè. Buongiorno a tutti. Ma la giornata penso che si intoni anche alla stagione, ovviamente una giornata un po' grigia, e speriamo anche che il tempo sia adeguato alla stagione, però il dentro non è grigio, siamo molto ottimisti. Ma questo è, ecco lì, proprio lì volevo arrivare. Tu parti in questi giorni direzione Doha, prima c'è un mega convegno, uno dei tanti che fa la FINA, mi pare. Ma non è uno dei tanti, è un convegno dove fra l'altro verranno proposte e quindi poi discussi, eventualmente approvato o meno, delle norme che riguardano anche situazioni tecniche, quindi riguardano poi tutte le discipline acquatiche, non soltanto il nuoto, ed è quindi un convegno molto indirizzato su quella che è la natura tecnica, quindi un convegno importante a cui partecipare e dare chiaramente la nostra indicazione di voto. E spiegheremo anche gli arbitri nostri italiani, che è forse è il caso di squalificare un po' di meno, perché adesso voglio fare l'avvocato del diavolo, un po' polemico, ma so, su questo la vedi come me. Ma su questo devo dire, e colgo l'occasione per ricordarlo, che abbiamo fatto recentemente, si è concluso proprio domenica, il convegno degli allenatori di nuoto, dove fra l'altro è stato invitato appunto per illustrare quelle che sono le motivazioni e vedere anche dall'altra parte un aspetto importante, che è quello appunto della professione del giudice, e abbiamo proprio sviscerato questo problema, cioè qual è l'interpretazione in Italia e qual è quella interpretazione autentica, se vogliamo, della FINA in campo internazionale. È una, diciamo, è un aspetto importante che va proprio inteso anche come formazione sia dei giudici, ma soprattutto di quello che poi è giusto che gli allenatori insegnino ai propri atleti. Guardando il sole di Doha, perché qui è grigio ma lì c'è già il sole, non fa caldissimo, mi dicono una trentina di gradi, un mondiale che si apre, va già bene, sotto quali auspici? È un mondiale in vasca corta, quindi è uno sport un po' diverso, no, rispetto a... È un altro sport, è uno sport che comunque ci dà la possibilità di fare un po' il termometro del momento della preparazione. Noi quest'anno, come sempre nella parte invernale, un po' perché è una disciplina, la vasca corta, come dici tu, che non si addice molto alle caratteristiche tecniche dei nostri atleti, o quantomeno non di tutti. Quindi su questo sicuramente abbiamo dato come indicazione di non accelerare troppo sulla condizione di forma, anche se chiaramente, essendo un mondiale, va onorato con una buona condizione di forma. Andiamo con 31 atleti, 16 maschi e 15 femmine. Abbiamo quest'anno la volontà di rinnovare un po' la squadra, e chi ha avuto modo di vedere le convocazioni, ci sono 8 atleti del 94 che hanno meno di 20 anni, questo vuol dire però che stiamo cercando un rinnovamento anche in campo internazionale. Utilizzeremo quindi il campionato del mondo anche per far fare esperienza a questi giovani atleti. In più è un campionato del mondo un po' particolare, perché ci sono alcune nazioni che lo hanno affrontato in un modo diverso, ci sono tanti campioni che non ci saranno, però sicuramente è un campionato anche dove ci sono tante staffette nuove, dove praticamente avremo circa 12 staffette fra quelle classiche olimpiche e altre 6 staffette di contorno. Quindi sarà un campionato dove dovremo chiedere ai nostri atleti la massima disponibilità. Mentre si è attaccata la musica del sincro, perché qui c'è la nazionale di sincro che si allena, giusto giusto con la musica, qual è l'asticella minima e massima che ti sei segnato in soldoni, medaglie? Quante ce ne aspettiamo? Cioè, ci sarà un livello, no? Che dobbiamo pareggiare o superare rispetto alle edizioni precedenti? Ma sicuramente bisognerà vedere anche quale sarà il livello che noi troveremo lì. È chiaro che veniamo da un campionato di Istanbul del 2012, dove abbiamo ottenuto in primis la vittoria, se ricordo bene, di Ilaria Bianchi nei 100 delfino, vinse anche, se ricordo, anche Scozzo, arrivammo secondi dopo la delusione un po' di Londra con la 4% sia di Brio dei maschi. Quindi sicuramente penso che noi ci possiamo attestare sulle 4 o 5 medaglie, è quello che noi vorremmo ottenere. È chiaro che tutto dipenderà dal livello tecnico che noi incontreremo e da quello che, come ho detto prima, sarà il grado di preparazione. Non abbiamo voluto spingere molto, ma quello che vogliamo è una crescita in chiave di quello che è la stagione importante, perché ormai si deve parlare di Kazan, ma si può già parlare tranquillamente di Rio, perché mancano, io lo dico ai miei colleghi e agli atleti,
per Rio non mancano 20 mesi, ne mancano 14 perché prima bisogna qualificarsi, quindi è importante su questo capire ormai che tutto va fatto proiettato a Rio, quindi cerchiamo di cominciare a individuare lo zoccolo duro che ci porterà a questa manifestazione, cercando anche di dare enfasi ad alcune staffette, perché uno dei nostri obiettivi per Rio sarebbe anche quello di poter portare tutte e 6 le staffette in finale. A proposito di zoccolo duro, mi metto a fare il PM, nel senso banco degli imputati, perché io a Massarosa scrissi che fare le selezioni premondiali in questa maniera, o quantomeno con le regole che ci sono adesso, insomma, forse... Quale mondiali parli? Mondiali in vasca corta, ho detto in vasca corta ci sono già dei preselezionati. C'erano, ormai sono tutti. Sono tutti, vabbè, ma quelli che lì sono venuti a farsi praticamente la passerella avevano già il pass perché l'avevano già conquistato nell'altro sport che è quello della vasca lunga. Certo. Tu pensi, e qualcuno, vedi il caso di Orsi che è in forma, in forma incredibile, magari non farà la... si può cambiare qualcosa? La domanda allora, sostanziale è questa. Innanzitutto i criteri quando vengono fatti anche è buona norma cercare di rispettarli. Buona norma cercare di rispettarli perché secondo me è chiaro che vanno commisurati col buon senso e quello che dici tu adesso, se vogliamo entrare nella fattispecie, però bisogna fare un piccolo premessa. Il fatto di prequalificare dovrebbe dare tranquillità agli atleti di poter arrivare direttamente all'appuntamento importante in una condizione ottimale, senza passare attraverso continue verifiche o continui raggiungimenti del tempo limite. Questa è la premessa generale. È chiaro che se vogliamo qualificare in lunga per andare in corta, può essere non dare una grande spazio a chi sono gli specialisti della corta, ma onestamente noi vogliamo arrivare a Kazan che è vasca lunga, a Rio che è vasca lunga, quindi creare una situazione di questo tipo che purtroppo ha visto che nel momento in cui c'era la selezione alcuni non erano o nella condizione o non hanno raggiunto la qualifica. Penso pure che non sia corretto scardinare dei criteri, perché se noi scardiniamo una volta un criterio questo vuol dire che lo dovremmo scardinare sempre a nostro piacimento. Fatto queste premesse è chiaro pure che nella fattispecie specifica, quella che tu parli di Orsi, i due attualmente che sono prequalificati e che sono stati iscritti ai 100 stile, sono due atleti gestiti da due tecnici federali. Qualora le condizioni di questi due atleti, fino all'uno, che c'è la riunione tecnica, ci siano delle indicazioni che sono in buona condizione, saranno loro a fare la gara. Qualora ci siano delle indicazioni diverse, saranno sicuramente i tecnici federali a dare questa situazione, noi potremmo cambiarle fino alla riunione tecnica. Per ultimo dico anche che il signor Orsi, al quale auspico la massima condizione, avrà anche le sue gare, perché ripeto, avrà i 50, avrà quella famosa 4% stile dove dobbiamo difendere il secondo posto di Istanbul, avrà 1000 altre gare dove far vedere la sua condizione, ma soprattutto vorrei che Orsi puntasse veramente a diventare grande nella vasca doppia da 50 metri. Questo glielo auguriamo, però voglio dire, in soldoni, in medaglie, se poi Orsi dovesse, io dico, far record del mondo, no? Se fa record del mondo, ha fatto comunque il record del mondo, abbiamo perso una medaglia ma avremo il record del mondo. Allora, domanda secca, si può pensare, siamo maturi per cambiare, magari anche dopo Rio, non lo so, le regole per cui facciamo magari trial secchi spettacolari come fanno dalle altre parti del mondo? Ma dove li fanno dalle altre parti del mondo? So io, negli Stati Uniti fanno i trial. Hanno già qualificato per Kazan negli Stati Uniti. Vabbè, ma voglio dire... No ragazzi, voi siete troppo esterofili. Non è che siamo potremmo anche cambiare i giornalisti, prendi i giornalisti che non ci rompono le scatole prima che partiamo. Quindi, lo so che il giornalista io dico voi volete, siete un po' troppo esterofili, secondo me non si può trasportare sic et simplice le situazioni. Sei d'accordo con me? Io lo guardo non solo da giornalista ma anche da appassionato del nuoto. Io Massarosa le gare a serie non mi sono piaciute perché volevo un po' più di, non dico, e che cosa cambia? Le batterie semifinali e finali era una cosa più ci vogliono 6 giorni però. Facciamo in 6 giorni magari tanto. Ragazzi, però qua ci confrontiamo con... Forse voi dimenticate che c'è una situazione di congiuntura che non è facile trovare le energie per poter organizzare tante situazioni. Quindi la federazione è stata bravissima a trovare una situazione che soprattutto a differenza di altri meeting, io ribadisco la validità di Massarosa, in 2 giorni con la formula serie ha consentito di svolgere un programma completo. Tutti gli altri meeting, Bolzano, Nico Sapio e tutti gli altri, che comunque hanno dimostrato una grande disponibilità da parte degli organizzatori, e questo gliene va dato merito, erano programmi ridotti. Cioè chi voleva fare i 200 a Nico Sapio non c'erano, chi voleva fare gli 800 a Nico Sapio non c'era, e la stessa situazione a Bolzano. Quindi in questo purtroppo durante la stagione è impossibile trovare dei meeting
a programma completo che diano la possibilità di mantenere la formula quantomeno di batterie finale. La stessa situazione a un campionato del mondo a 5 giorni, batteria semifinale e finale soltanto 50 e 100, i 200 sono batterie finale. Questo per dire com'è complicato organizzare una gara di nuoto con quelle che sono i format attuali e quelli che poi saranno i format che incontriamo in un campionato del mondo vero a 8 giorni, che sarà quello di Kazan. Senti, poi tu prenderai l'aereo, quindi non ti possiamo più raggiungere. Un flash su Federica Pellegrini. Ma Federica quest'anno ha di nuovo fatto una scelta che penso sia quella poi definitiva fino all'Olimpiade di Rio. I due. Oggi poi, parlando anche con Giunta, ma avevo già parlato tempo fa, aveva già scelto di partecipare anche qui ai campionati del mondo di Doha, ai 200 stile e ai 200 dorso. Quindi vuol dire che, ma lo si è visto anche adesso a Massarosa, come dicevi tu, non ha proprio partecipato alla distanza doppia. Una scelta che comunque va rispettata, siamo sicuri che porterà i suoi frutti. È sicuramente una distanza, secondo me, i 200, dove c'è una competitività notevole, perché al di là di quelle che sono adesso le atlete più importanti, chiaramente lei è l'atleta da battere, però ci sono la olandese, la Emsker, che c'è la svedese, la Sjöström, ma possiamo pensare che fra un anno e mezzo ci siano anche altre situazioni, tornerà la Franklin, tornerà forse anche la Ledecky, che abbiamo visto spaziare anche dai 400 ai 1500, ma sicuramente potrà anche fare qualche cosina anche nei due. Non sarà facile, però Federica ci ha abituato che le situazioni difficili l'hanno sempre molto molto stimolata e darà sicuramente il massimo. Forza Federica, Italia forza o forza Italia, forza Cesare Butini, forza tutti. E io ti volevo fare questo piccolo omaggio che mi hanno dato questa mattina in edicola: non mollare mai. Non so qual è la tua fede calcistica, ma penso che ci siamo. Ma io non mollerò mai, nel senso che sono difese calcisti, anche se di calcio capisco ben poco. Purtroppo mi piace il bianconero, quindi sono... Lo sa... Vabbè, comunque, voglio dire... Siamo abituati. Un pensierino, stasera giocano, ma non svegliamo quello che succederà, perché sicuramente i nostri amici ci vedranno immediatamente dopo. Va bene, grazie, in bocca al lupo. Grazie a te, ciao.